Buongiorno ragazze, altro video che ho saltato il mese scorso. Scusate, scusate. Che cos'è? Il video dei prodotti preferiti. Quindi questo sarà il video dei prodotti preferiti di luglio e agosto. Nonostante sia passato così tanto tempo, non ne ho tanti preferiti. Sapete perché? Perché andando via mi sono portata dietro i prodotti che già sapevo mi piacevano, e quindi non ho voluto rischiare, per questo non ne ho tanti. Sono prodotti magari che vi ho già nominato, comunque un po' vecchi, non novità, però che mi sono piaciuti. Quindi iniziamo subito da quelli vecchi che non mi dilungo assolutamente. Il rossettino di Nabla, solo ovviamente Vertigo, questo qua lilla, viola. Stupendo, io vi giuro, lo mettevo la mattina, tornavo a casa la sera ancora lì, perfetta durata, perfetta stesura, non va nelle pieghe, non è troppo duro, non è troppo fantastico, veramente. Adesso probabilmente ne comprerò un altro perché mi piace troppo. E sempre in tema labbra, YKON Liquid Lipstick, il fucsia, perché mi sembra più estivo, quindi mi piace di più, un pochino per l'estate, l'ho usato tantissimo anche questo, un po' più duretto dell'altro, un pochino più impegnativo, tende ad andare via un po' più facilmente, però fantastico. E poi una cosa che non vi ho mai nominato, credo, ma mi piace un sacco, non so perché non ve l'ho mai nominata, è questa. E sono le matite, era la matita della Make Up For Ever in questo color oro. Io la do sempre spesso nella rima interna, ingrandisce l'occhio, fa più o meno l'effetto della matita bianca. Comunque lo fa risaltare davvero tantissimo, è stupenda, io l'ho usata tantissimo come potete vedere. Non la ricompro perché ne ho delle altre, però bellissima davvero, davvero. Quindi la uso con parsimonia per non finire senza. E sempre della Make Up Forever, anche questo non ricordo se ve l'ho mostrato o meno, ma nel caso grave mancanza, questo eyeliner è un eyeliner, si chiama Aqua Eyeliner Waterproof. Allora, intanto lo scovolino è molto comodo perché è di spugna rigidino, vedete che è rigidino, e è un verde, è questo, il colore è questo, non c'è niente di diverso. Dura tantissimo, non è quel waterproof che si secca e viene via a pezzettini, è uguale a un eyeliner normale, solo però che resiste all'acqua. Quindi io lo adoro. L'unica pecca è che macchia. Quando voi lo tirate via un pochino vi rimane. Non è che dobbiate stare lì vita natural durante, io di solito me ne frego e magari la volta dopo che mi strucco insisto un pochino e viene via. Però un pochino macchia, quindi se non vi piacciono molto queste cose non prendetelo. Però se invece vi serve un mascara colorato, perché hanno dei colori bellissimi, dall'oro al fucsia al rosso, bellissimi, stupendi. Quindi se vi piacciono queste cose qua, straconsigliato. Per quanto riguarda le sopracciglia, avevo perso una volta sia la matita che il mio kit in polvere, adesso non ce l'ho qua, comunque quello della Essence. Quindi ho detto, oddio, come me ne faccio? E avevo solo la Naked, come colori opachi dico. Allora cosa ho fatto? Ho preso la Naked, un pennellino angolato, e ho preso questi due, un misto tra questi due colori qua, che sono i due opachi marroni, Naked e Buck. Me ne sono innamorata perché danno un effetto più naturale alle sopracciglia. Il mio colore non è perfetto perché è leggermente più scuro del più chiaro e leggermente più chiaro del più scuro. Quindi io faccio sempre una combo tra i due colori, che è un po' difficile con i colori in polvere, però generalmente faccio il chiaro all'inizio e lo scuro alla fine. Davvero perfette, la scrivenza è ottima ovviamente di questi due colori opachi e mi piace davvero tanto come stanno, l'effetto che fanno sulle mie sopracciglia. Oggi ho fatto un po' un misto, quindi non si vede, però vedete il chiaro che all'inizio e lo scuro alla fine con questi. Quindi super approvati. Altro super approvato, questo nuovo smaltino Kiko. Sono quelli nella nuova confezione, quindi con questo cappuccio cicciottone che voi tirate via e avete il cappuccino piccolino. Allora, colore vabbè, stupendo. Ce la faccio. Un po' meno stupendo il pennellino, cioè stupendo perché è grande, però secondo me andava un pochino più lungo, solo questo, però comodissimo, ci mancherebbe. Ottima la. Io adoro gli smalti Kiko, ma anche questi credo che siano decisamente buoni, anche la nuova formulazione credo sia decisamente buona, ottima, un buon rapporto qualità-prezzo, non costano pochissimo, però ottimi, davvero davvero ottimi. Quindi questo è soltanto un esempio, io ho preso questo colore qua, ma ce ne erano tantissimi, li troverete non in saldo, ovviamente neanche io l'ho preso in saldo perché essendo nuovi non li hanno messi in saldo, però ottimi prodotti.
Altro prodotto non proprio di make-up, ormai finito anche lui, è questo, ed è la Makeup Forever Mist & Fix. Non è tanto questo qua della Makeup Forever, perché ho provato anche quello di MAC, sono più o meno tutti uguali, però sono queste acque che dovrebbero servire sia a fissare il make, a fissare il make-up dovrebbero servire, io però le do anche magari per rinfrescare un po' il tutto, per fare effetto meno polveroso d'estate. Mi piacciono un sacco, quindi come potete sentire, questa è quasi finita, quindi la ricomprerò, magari non compro nessuna di queste due, ne provo una terza, però davvero un prodotto consigliato d'estate, anche se non volete queste, non so, un po' di acqua micellare da spruzzacchiarvi in viso, eh. Però questo qua non fa le gocce, cioè non rimane dopo la goccia che cola, no, è un ottimo prodotto, è fatto bene. Questa qua è la mini versione, perché la volevo provare, quindi ho provato quella piccola, non quella grande. Ultimo prodotto che però non è di make-up, me l'ha consigliato una mia amica, anzi questo è proprio quello di una mia amica, me l'ha dato. Lei è fissatissima col bio, però quasi solo nei capelli, quindi tutte le volte che le provo a proporre uno shampoo non bio, mi mangia viva. E quindi mi fa, prova questo shampoo, questo balsamo della Noah, non lo so quale sia la pronuncia corretta, prova questo balsamo della Noah e vedrai. Ed è questo il balsamo in questione. Balsamo nutriente al mango e proteine del riso. Allora, ha un profumo, questo è praticamente bio, non è bio certificato dalle bioprofumerie, però è quasi completamente bio. Allora, ha un odore delicatissimo, dolcissimo di riso e mango, ma è... va bene, solo per l'odore lo dovreste comprare. Ma anche sui capelli li lascia morbidi, lisci, e poi vi lascia questo odore, cioè questo odore vi rimane sul capello, non è che ve li lavate e va via, rimane lì per un po', è buonissimo, poi costa poco comunque, quindi compratelo, provatelo e sapetemi dire, Noah for your natural beauty, districante idratante per tutti i tipi di capelli, provatelo, datemi retta. Quindi ciao Marti! E quindi provatelo assolutamente, ringraziate la Marti e andate a testare questo. Non so se ci sia anche lo shampoo della stessa cosa, quindi sempre nutriente al mango, delle proteine del riso. Vedrò, adesso ne ho troppi da provare. E direi che ho finito, dai. Con questo video sono stata molto più veloce, non ho altri prodotti perché, ripeto, ho usato quasi prevalentemente prodotti che già conoscevo, che già adoravo. Io vi mando un grosso bacio, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, ho un sacco di video da farvi. Li devo fare tutti. Mua. Alla prossima, ciao cari.